Adesso per parlarvi di un'arte che intimamente si lega alla leggenda che lega Napoli all'uovo di Virgilio Mago. Secondo questa leggenda, il poeta avrebbe nascosto all'interno del castello l'uovo appartenente alla sirena Partenope, profetizzando bruttissime e terribili sventure qualora l'uovo si fosse rotto o addirittura fosse stato ritrovato. E proprio collegandoci a questa leggenda che noi quest'oggi vi presentiamo un'arte particolare e dell'artista che vi presento immediatamente, Franco De Stefano, e del suo Napoleg. Buongiorno, buongiorno, ben trovato a Mattina 9. Buongiorno. Una serie buongiorno. Di uova dipinte su ceramica, in vetriate, insomma, poi definiremo meglio tecnicamente. Attraverso queste uova si racconta la bellezza della nostra città di Napoli. Buongiorno, complimentissimi. Buongiorno. Intanto grazie. La vediamo già all'opera. Sì. Un'arte davvero molto particolare, e quindi a questo punto le voglio chiedere come nasce questo progetto, perché e come mai nasce? Nasce perché, per dare, come dire, speranza a Napoli, ne ha tanto bisogno, diciamo, in questo momento. C'è una rinascita, c'è un rinascimento napoletano che si tocca con mano. Io in qualche maniera sono 2 anni che sto cercando di lavorare a questo tipo di progetto, perché per la complicatezza proprio della tecnica per poter avere il tipo di risultato che ho ottenuto. Dico complicato perché la ceramica, conosciamo, chi conosce un po' la ceramica sa bene che è fatta di pennellate senza ritorno, nel senso che se io cerco di fare una pennellata non ho ripensamento, non posso correggere, per cui la pennellata va, diciamo, in prima istanza, altrimenti di memoria caravaggesca, di memoria in qualche perché maniera lui dipingeva direttamente sì, con, senza fare il disegno senza di base, fare ma addirittura il disegno preliminare. Perché la scelta dei paesaggi piuttosto che altri punti sì. rappresentativi della nostra città, per esempio? C'è sempre questo paesaggio, questo panorama di Napoli? Il panorama napoletano in qualche maniera che io ho scelto sono quelli delle gouache, della pittura dell'Ottocento. Se andiamo oltre questo momento, cioè dal Novecento in poi, troviamo che Napoli in qualche maniera è stata, ha subito una degradazione, o è la guerra per i bombardamenti, o è perché ci sono stati avvicendamenti tali che l'hanno resa meno bella di come era in passato. Io come punto di partenza ho scelto le gouache napoletane perché nel Settecento, dal Settecento fino a metà Ottocento, abbiamo avuto il massimo splendore della nostra città, della nostra di Napoli, città. È vero, perché poi si decide, poi con i Borbone, di riscoprire tutta l'archeologia che appartiene alla nostra città, alla nostra Napoli. Intanto vogliamo cominciare sì. anche a lavorare. Io prima certo. ho dato una definizione tecnica, però magari ho sbagliato. Tecnicamente che tipo di arte si definisce? Decorazione, difatti ha ragione, decorazione su ceramica, in effetti si pensa un po' alla ceramica vietrese, dove la decorazione è abbastanza veloce, fatta di poche pennellate. Nel mio caso invece è un tipo di rappresentazione un po' più pittorica, che richiama più la pittura ad olio su un quadro. È lì la complicatezza, lì la difficoltà proprio di rendere queste sfumature, e anche vista la unica, la superficie, direi, la superficie che in realtà non è piatta, esatto, non è lineare, è quasi rotonda, mi ha creato ma un po' di problemi, di fatti, ha ragione. Cominciamo a fare realizzare certo. qualcosa, perché penso che per noi sia un onore, Claudio, avere certo, un'artista cosa di tal guisa nel nostro salotto di Mattina 9 e vederlo lavorare. Sai che cosa ricorda, Franco? Sì. Tra il 1508 e il 1512 sì. mi ha fatto venire in mente Caravaggio, certo. Michelangelo, perdonami. Sì. Michelangelo Buonarroti, adesso questo è un grande complimento, ma perché? Perché lui nel dipingere la volta della Cappella Sistina riscontrò delle difficoltà di tipo strutturale, perché la volta non era piatta, però lui riuscì allo stesso tempo a rappresentare bene le prospettive, per cui tu a tua volta dipingi su una prospettiva curva, e ti chiederei pertanto in che modo, come si fa a rappresentare bene, perfettamente la prospettiva di un paesaggio con una superficie non piana e quindi curvilinea. È vero, chiunque abbia... C'è una tecnica. Sì, non solamente Michelangelo, ma chiunque si appresta a decorare una superficie curva, come tu giustamente dicevi, ha delle difficoltà enormi. Anche perché le linee, che sono dritte, tendono a convergere e automaticamente si stortano alla vista. Esatto. E bisogna ricorreggerle mano a mano che si va chiaramente a delinearle. Esatto. Questo, per questo c'è un modo, e come lo stesso modo l'ha utilizzato anche Michelangelo, i famosi cartoni. Questa tecnica si chiama spulvero,
tenendo presente appunto le curve delle linee che vanno chiaramente a non concentrarsi in un solo punto, perché sarebbe effettivamente creare una prospettiva un po' troppo, come dire, anche spinta. Certo. Bisogna ricorreggere tutto e con l'aiuto dello spolvero, cioè mettendo questo tipo di, l'ha fatto anche appunto come dicevi Michelangelo, si corregge il tutto e si ha un disegno abbastanza corretto. Poi man mano che si opera sul, sulla superficie si va a perfezionare, va a perfezionare man mano. Intanto questo che cosa stiamo vedendo? Sì, che cosa sto mettendo la prima stesura di colore, che chiaramente devo aspettare che asciughi ben bene, altrimenti rischio lo smalto di portarlo via dall'uovo. È una polverina bianca sulla quale io sto in effetti lavorando. La complicatezza è quella, il complicato, cioè lavorare su questo tipo di polvere che è instabile come superficie, ancora di più. E quanto tempo occorre per realizzare un uovo? Se uno va per i particolari veramente più così, più discriminati, occorrono anche una settimana di lavoro per un uovo del genere, ecco. Ma tutti questi colori che abbiamo cosa sono? Di coralli? Che non sono colori normali, non sono assolutamente dei colori come noi possiamo pensare i nostri colori in polvere che abbiamo normalmente. Sono delle mescole magari. Ma sono delle mescole particolari, che sono colori ossidi ceramici, sono colori inorganici che vengono dal mondo minerale, che a 1000 gradi, addirittura fondendo con lo smalto sottostante, diventano ancora più brillanti. Un prodotto il tuo che sta riscontrando tanta richiesta, tanto successo, sì, tanti li richiedono a casa, perché naturalmente è un prodotto particolare, cioè non vendiamo una gouache ma un uovo, quindi anche un po' che una scommessa. Diciamo che vendiamo l'una e l'altra, e la gouache sull'uovo, per cui sono due elementi che vengono a essere fusi, ma c'è un terzo elemento a cui io voglio dare, cioè è giusto dare la giusta attenzione. Il basamento, che è fatto di pietra lavica, io la chiamo costola del Vesuvio. Infatti io lì mi volevo soffermare, proprio sul Perfetto. Basamento, perché a parte che è un basamento brillante, il colore proprio brillante e quindi emerge smaltato anche prepotente, quello, ecco. Ma anche sulla decorazione che c'è poi alla base. Ci richiama le vecchie rigiole napoletane, le vecchie decorazioni della nostra tradizione maiolicata. Sempre cioè, sul 700 però, sempre su quel periodo storico. Sempre sullo stesso periodo storico. Ovviamente Claudio, l'abbiamo notato, lo sta notando anche il pubblico di Mattina 9, il paesaggio è esclusivamente napoletano, ma è un paesaggio che si sofferma anche in questo caso nel periodo del 700-800. Difatti, diciamo, non è moderno, non è un paesaggio molto assolutamente moderno. No, perché mancano quegli elementi di stortura, chiamiamoli così, sì, che hanno rovinato poi il nostro golfo in qualche maniera. Ti faccio una domanda. Prego. Anche dal punto di vista commerciale, quali sono più o meno i costi? No? Perché vediamo questo uovo che è grandissimo, molto bello, però arriviamo anche a una dimensione un po' più ridotta. Carillon, sì, quello sì, da Carillon, è esatto, fantastico. Sì, perché la tridimensionalità fa in modo che venga vista da ogni lato, ecco perché il motorino per poterli presentare più che altro, ecco, è quello. Mi piacerebbe averlo proprio col Carillon. Perché no? Vive, vivente, diciamo per conoscere vivente un po' anche. Sì, diciamo che dall'uovo quello più piccolo di 13 centimetri, che abbiamo chiamato Plinius, ricordando l'esplosione pliniana appunto del nostro momento storico di 2000 anni fa. Plinio circa, il giovane. Più o meno. Sì, il vecchio, anche perché poveretto anche lui. In effetti siamo dal 50 euro ai 200 euro man mano che cresciamo, fino ad arrivare anche a un prezzo superiore, possono essere 700-800, fino a questi enormi, enormi uova che sono più stati fatti da me, diciamo, come per esposizione, per dare... È interessante saperlo, sono prezzi abbordabili. Posso dire infatti, per la dici bene, Claudio, perché secondo me questo Napoli Egg non avrebbero prezzo per l'arte che le appartiene. Ed è vero, complimentissimi. Grazie tante. È davvero una chicca, anzi io voglio ricordare al nostro pubblico di Mattina 9 che c'è proprio una pagina Facebook Napoli Egg, e tra l'altro c'è anche una esposizione permanente all'ingresso della Galleria Borbonica, laddove potrete ammirare vis-à-vis, ecco, da vicino la bellezza stratosferica di questo uovo, che appunto ci rimanda alla nostra cultura, una cultura che è fatta sicuramente di patrimonio archeologico, di letteratura, perché ci collega alla leggenda con Virgilio, questo poeta mago, e ci collega anche alla sirena Partenope, perché poi l'uovo in realtà apparteneva alla sirena Partenope. Posso dire qualcosa in più che gli napoletani magari non lo sanno? Lo stesso Pulcinella, Pulcinius, sì,
non a caso, nasce dall'uovo. Esatto. E in effetti il suo becco adunco della maschera, il suo naso enorme, è servito per rompere il guscio. Però siamo su diverse epoche storiche. Epoche da Pulcinella, la sirena è un'altra leggenda, Virgilio ancora un'altra. Anche però la sirena, sai, in realtà era un uccello, quindi anticamente... Difatti era un uccello, esatto. Non era, è il submegaride. Sono tante leggende. C'era il nido, si pensa addirittura. Esatto. Ecco quello, dove poi è venuta a morire, in effetti, la stessa sì, sirena. Perché Ulisse non l'ha voluta, non l'ha ascoltata, poverina, sì. O come la sirena, non sappiamo. Grazie allora a Franco De Stefano, grazie grande artista, per essere stato con noi, per aver evidenziato quella che è una vera e propria rivoluzione artistica a questo punto, perché quando parliamo di Napoleg parliamo di un prodotto innovativo ma anche tradizionale, perché rappresenta la Napoli del 700-800, quindi la grande storia di Napoli. Grazie ancora. Grazie per questo onore, grazie davvero. Andiamo grazie in pubblicità, tante. Poi ci ritroviamo di nuovo insieme qui con Mattina 9.